Con noi lo ringraziamo il deputato del Movimento 5 Stelle Massimo Enrico Baroni, che saluto, buon pomeriggio. E buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori. Dunque, allora, tutti estranei ovviamente si dicono, no? Poi ci sono queste intercettazioni che tra l'altro sono intercettazioni ambientali con tanto di filmato, no? Quindi qualcosa di quasi ineludibile, non si tratta di semplici intercettazioni audio, si vedono anche le facce, si vedono quello che fanno, insomma è veramente imbarazzante. Chiunque le abbia vista penso debba provare vergogna, insomma, no? Credo, Baroni. Sì, io credo che ovviamente i cittadini romani che stanno seguendo le vostre trasmissioni, insomma, o comunque un po' di stampa meno collegata con la stampa di regime che ci propone il PD e il governo, diciamo che da un po' sicuramente se lo aspettava, perché diversi giornalisti avevano anticipato che ci sarebbe stata una seconda retata di Mafia Capitale. Alcuni pensavano che magari sarebbero uscite anche prima delle elezioni regionali. Probabilmente magari chi vuol pensare male può pensare male anche rispetto al fatto che alcuni nomi giravano, insomma il nome di Gramazio era un nome che girava relativamente a un'altra tornata di arresti. Il Gramazio è il capogruppo, l'ex capogruppo di Forza Italia alla Regione Lazio, per cui diciamo una figura preminente di spicco del centrodestra laziale, del PDL e poi Forza Italia, insomma. E poi abbiamo avuto anche un altro consigliere romano che è estremamente importante, cosiddetto, anche chiamato Caldarrostaro, Tredicine, sì. Tredicine, insomma. Ma Caldarrostaro sembrava comunque non era una denigrazione, perché la famiglia nasce con il business delle Caldarroste storicamente. Esatto, quindi, esatto, e anche poi un po' col monopolio, perché comunque sì. C'è stata una situazione di monopolio di fatto che è stata più volte portata alla luce sia dagli organi di stampa che dal Movimento 5 Stelle, rispetto anche ai lavoratori impegnati nella vendita delle Caldarroste in giro per il centro di Roma, insomma. Ma senza andare su questi particolari, io poi in particolare avevo fatto una interrogazione parlamentare 2 mesi dopo che era stato che c'era stato il primo giro di arresti su Pedetti, che era il presidente di commissione del patrimonio, che all'epoca non era indagato per Mafia Capitale. Io feci un'interrogazione parlamentare perché ho unito i puntini della cosiddetta ordinanza della procura e si vedeva chiaramente una figura che emergeva, perché la 29 giugno aveva ricevuto nella Svendopoli romana 750 immobili pubblici praticamente svenduti ai privati, degli emendamenti ad hoc con un grosso sconto, e praticamente ieri Pedetti è stato arrestato, proprio arrestato nemmeno ai domiciliari, e c'erano i ROS che sono andati qualche mese fa al Campidoglio, proprio al Comune di Roma, sono entrati i ROS, i carabinieri operativi speciali, e hanno sequestrato tutto quello che riguardava la delibera 88, e quindi siccome altri organi di stampa hanno riportato che sembra che ci sia addirittura un'altra casa a sua insaputa come contropartita, diciamo che questa a cosa sua insaputa riporta... non è una battuta, non era una battuta a sua insaputa, vero? La sua insaputa evidentemente è un'agenzia immobiliare di Roma che solo i politici conoscono e a cui praticamente fanno riferimento, perché non è il primo caso di case a insaputa, quindi è un sistema, questo è un sistema del malaffare che anche chi sta dentro al PD, che comunque è onesto, deve andare in giro col paraocchi come i cavalli, perché se si gira a destra e si gira a sinistra sente cose che probabilmente da anni avrebbe dovuto portare alle procure, perché non è possibile che Marino non sapesse. Ecco, a questo proposito ci sono le dichiarazioni appunto di Marino di ieri, che dice che Marino stesso, l'amministrazione, ha contribuito
a questa indagine, fornendo tutte le carte, portando le carte anche prima, diciamo così, dell'intervento della magistratura, o comunque contemporaneamente. Lei, voi non credete a questo? Cioè a questa partecipazione di Marino? No, mi scusi, non ho capito bene la domanda. No, se Marino si intesta una parte del merito di questa indagine, dicendo che comunque le carte le hanno portate anche loro, hanno sollecitato l'intervento della magistratura. Lei non risulta questo? Ma mi risulta che quando un organo politico fa una denuncia, si chiama denuncia querela, si presenta in procura con un atto. E questo atto poi dovrebbe avere anche a propria difesa, a propria tutela, dovrebbe pubblicizzarlo, anche perché noi siamo, chi fa politica è proprio un pubblico funzionario nell'esercizio delle sue funzioni, quindi c'ha delle aggravanti nel caso delle omissioni di denuncia. E per cui mi risulta che lui avrebbe dovuto fare degli esposti, delle querele, qualora avesse saputo qualcosa. Io non so a che livello lui abbia collaborato con la procura, cioè nel senso se poi dopo quando tutte le uova sono state rotte lui a un certo punto ha cantato quello che sapeva oppure se effettivamente ha portato alle procure delle Quindi lei cose non indebite. crede al fatto che il sindaco sia una persona onesta messa in difficoltà da disonesti che si sono infiltrati, insomma, perché questo è un po' quello che viene detto. Ma guardi, io sinceramente come faccio a credere a una cosa di questo genere? Beh, questo è quello che Dottor viene Molinari, detto. cioè, c'abbiamo tanti di quei consiglieri comunali adesso al gabbio, assessori, hanno mandato via la Morgante che era una giovane assessora al bilancio, l'hanno praticamente cacciata quelli del PD romano perché evidentemente aveva fatto un consuntivo che dava molto fastidio per affari e tentativo di pilotare eventuali appalti o possibili risparmi, e lui ha permesso tutto questo, cioè voglio dire, se tu non ti trovi nelle condizioni minime per poter governare onestamente una città come Roma, ma hai il dovere morale, hai il dovere intellettuale di dimetterti e dire il partito di Roma non è nelle condizioni minime per poter fare qualcosa di buono per la cittadinanza di Roma. Cioè, non ti puoi abbarbicare su una poltrona tentando o sperando o pregando tutte le notti che arrivi la procura a tirar via tutto lo schifo e il marcio che ci sta a Roma, perché significa che non stai facendo il politico, stai facendo qualche cosa di diverso dal bene della della cittadinanza, insomma. Ecco, Ieri mi scusi, Barone, noi abbiamo sì. anche. Poi abbiamo alcune situazioni che sono veramente surreali, sono al limite della psicosi, cioè quando il presidente del PD Orfini si permette di dire che le cosche di Ostia per aver condiviso un post di Alessandro Di Battista, cioè una persona che non sta in galera, ha condiviso un post di Alessandro Di Battista che sappiamo bene. E come funzionano le tecniche mafiose, lui si è permesso di dire che il Movimento 5 Stelle è un idolo delle cosche Sì, mafiose. adesso Ecco, il Movimento 5 Stelle è questo diventato un idolo significa della dare magistratura, veramente credo. Sì. alla frutta dell'onestà intellettuale, perché noi abbiamo zero indagati, zero inquisiti, zero arrestati, presentiamo tutti casellario giudiziario e un sacco di carte per poter entrare dentro delle liste e normalmente siamo della cittadinanza, partecipiamo alla cittadinanza attiva sul territorio. Quindi io credo veramente che il PD abbia veramente delle grosse difficoltà a livello di cultura di appartenenza. Non sa fino a che queste 50 sfumature di grigio che si rivolgono alla mafia, dove terminano. Loro non sanno, non sono in grado di dirlo e anche quando sono in grado di dirlo, sottacciono o fanno fare alle procure un lavoro mostruoso e andando poi a rompere le scatole a una presidenza antimafia che semplicemente pubblica delle referenze impresentabili e di persone che sono state inquisite per abuso d'ufficio o quant'altro, insomma, e Ecco, c'è la schizzo.
È la cosa schizofrenia crederà morale, che... è una schizofrenia morale che è intollerabile. Oh, lei cosa crede che succederà? Perché, anzi, non so se abbiamo delle dichiarazioni, credo, del prefetto Gabrielli, che dovrebbe decidere l'eventuale commissariamento di Roma, del comune di Roma. Tra l'altro adesso io pensavo che si dovesse far prima, invece i tempi possono essere anche abbastanza lunghi, e, insomma, più o meno addirittura arrivare fino a fine luglio. Allora sentiamocene un attimo e poi lei mi dà la risposta su quale pensa sia l'iter di questa crisi che vediamo sotto gli occhi, crisi sicuramente morale, poi vediamo se diventerà anche crisi politica al Comune di Roma. Il prefetto Gabrielli? Questo più che un terremoto è un aftershock, nel senso che il vero terremoto ci fu a dicembre, questa è una, come dire, un prosieguo che ha purtroppo confermato tutta una serie di criticità, ma molte delle quali erano già fortemente contenute nel primo provvedimento. Il mio predecessore, a seguito dell'ordinanza di custodia cautelare, a seguito di una evidente ipotesi di infiltrazioni del Consiglio Comunale, attivò la procedura attraverso la costituzione di una commissione di accesso che aveva 3 mesi di tempo, poi questi 3 mesi di tempo sono stati prorogati il 15 di marzo al 15 di giugno. E all'esito di questa attività il prefetto avrà 45 giorni di tempo. In questi 45 giorni di tempo il prefetto formulerà la sua, come dire, le sue valutazioni, anche sentito il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, che nello specifico, per ovvi motivi, sarà allargato al Procuratore della Repubblica. Quindi fino al 30 luglio c'è tempo per il prefetto di Roma, Franco Gabrielli, di decidere il commissariamento. Secondo lei, Baroni, che succederà? Allora, la prefettura di solito in questi casi nomina una commissione di accesso agli atti. Quello che stava dicendo Gabrielli, che c'è, è insediata in effetti questa commissione. Sì, è insediata, sta lavorando, però non è mai successo nella storia d'Italia che una commissione di accesso agli atti chieda una proroga in queste situazioni. Questa è la prima volta nella storia che si chiede una proroga. Se noi mettiamo insieme altri puntini, come il fatto che sono state chieste prima praticamente si chiedeva l'annullamento della giunta del minisindaco Tassone, però dando a lui la piena solidarietà perché lui non era in grado di lavorare, poi dopo sostanzialmente gli si chiedono le dimissioni e viene dimissionato dal PD, e per poi essere arrestato. Ecco, si sa bene che dalle procure escono delle informazioni, non è che sono state chieste le dimissioni di un minisindaco di un altro municipio, sono state chieste dimissioni di lui, e che appunto se n'è andato. Fino a pochi giorni prima veniva sostenuto da Esposito e dai grandi garanti del PD. Ora si sta chiedendo una proroga. Qui è ovvio che si sta facendo melina in continuazione, cercando di rivolgersi alla Madonna che non becchino le persone a loro amiche. Perché questa è la situazione di fatto, cioè 44 arresti ieri, un presidente di commissione patrimonio che noi abbiamo attenzionato con un'interrogazione parlamentare dicendo forse è il caso di andare un pochino più a fondo, voi governo che dovreste controllare le cooperative, e come al solito nessuna risposta, nessun tipo di controllo, eccetera. Per cui qui un cittadino normale, medio come me, che si è accorto praticamente unendo i puntini di dove sarebbe arrivata la procura leggendo l'ordinanza, cioè qualsiasi altra persona è anche in grado di vedere dove vanno queste direttrici. Ora si sta parlando di nuovo di questa possibilità, se ne parlava prima della possibilità, qui è tutto sospeso, cioè c'è una città di Roma da governare, ci sono delle connivenze tra il CARA di Mineo, tutta la situazione di un eventuale commissariamento del CARA di Mineo, stiamo parlando di centinaia di milioni di euro. È il centro d'accoglienza più grande d'Europa, il CARA esatto. di Mineo. E poi si parla della situazione degli immigrati, quando chiunque si occupa di immigrati all'interno delle cooperative è coinvolto, ecco, non chiunque, in questa fase, diciamo, in questa fase di attenzionamento, le persone che sono coinvolte nell'accoglienza dei migranti
sono praticamente i referenti politici, sono tutti arrestati o indagati o comunque hanno avuto a che fare con situazioni veramente che erano praticamente mangiatoie pubbliche con soldi privati, cioè il Viminale, il referente era Odevine, col Viminale, il Viminale sapete che gestisce anche i soldi dell'accoglienza, degli SPRAR, dei CARA, dei CIE e quant'altro, quindi si sono cercati di dirottare tantissimi soldi ai soliti amici degli amici, con la CNS di Bologna, poi collegata con i rifiuti di Latina, cioè la mafia latina in cui perché ha appena fatto fuori un avvocato blogger per il riciclo di denaro del riciclo di denaro sporco al settore delle slot machine del gioco d'azzardo. Ma adesso abbiamo tutto il discorso della svendopoli romana, 750 immobili hanno messo al gabbio il presidente della commissione patrimonio, ma cioè dove dobbiamo andare? Cosa dovrebbe succedere per commissariare il comune? Ecco, questo l'hanno detto anche ma altri. Anche una semplice passo indietro del sindaco, un passo indietro doveroso, visto che lui è così attento alla propria linea di legalità, di correttezza, di moralità, cioè nel momento in cui non si è nelle condizioni minime per poter lavorare, perché le persone oneste si circondano di persone oneste, mi perdoni, me lo faccio dire, e se tu non ti circondi di persone oneste, come fai a governare una città come Roma? Ma stiamo scherzando veramente, che ti stanno mettendo in galera tutti i tuoi consiglieri o assessori come indovina chi? Allora Baroni, questo siccome abbiamo occhiali, questo tempo, c'hai baffi, certo. Questo l'abbiamo messo in allora, galera. Baroni, ecco, mi scusi, è proprio una questione di tempi, non altro. Tenuto conto che abbiamo poco tempo, in pochissimo tempo lei ha detto, allora, commissariamento, ma qua i tempi si allungano, passo indietro auspicabile da parte di Marino, lei cosa realmente crede che succederà di qui ai prossimi 15 giorni? Non lo so, faccia lei l'orizzonte temporale. Ma io come faccio? Voglio dire, tutte le volte che che provo a fare un'interrogazione, unire i puntini, succede che poi anticipo un arresto. Io voglio far presente, perché le informazioni vanno date correttamente, che poi è stato anche arrestato in provincia di Roma, a Castelnuovo di Porto, il sindaco, che a Castelnuovo di Porto c'è un importante centro di accoglienza per immigrati, e questa cosa è passata assolutamente sotto traccia, perché ovviamente gli arresti sono stati centrati sul comune di Roma, ma è un sistema, è un sistema criminale, e quello che deve fare lo sa il prefetto Gabrielli, che ricordiamo comunque all'epoca Maroni assegnò, del Ministero dell'Interno, assegnò a Castiglione il compito come soggetto attuatore per gli appalti del CARA di Mineo. Quindi qui c'è tanto da tirar fuori, c'è tanto lavoro per i giornalisti, c'è tanto lavoro per i cittadini che si devono appassionare per cercare di ristabilire un timone nella direzione della legalità per i loro amministratori comunali e romani. Vedremo. Intanto la ringraziamo, Baroni, grazie. Massimo Enrico Baroni. Grazie a voi, grazie tante.